Ragione a Bancone di oggi è in tempo reale e subito andiamo a salutare il neo sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Una stretta di mano. Buongiorno a tutti i telespettatori. Oh, dopo una notte, una relativa notte, perché era più una notte quella delle elezioni politiche più che altro, o regionali. Sì. È una serata positiva che ha laureato proprio qui a Udine Pietro Fontanini come nuovo sindaco, quindi è un vento nuovo, diciamo, che arriva in città. È stata una corsa testa a testa fin tanto che le 98 sezioni in cui si compone appunto il collegio udinese andavano ad essere scrutate, testa a testa nel senso di pochi voti per Martinez, pochi voti per Fontanini fino all'ultimo, fino all'era Luna, grosso modo, quando si è evidenziato, anzi alla 97esima seggio, che appunto Fontanini aveva un leggero 250 voti, una cosa di questo genere. Però quello che è importante, caro Pietro Fontanini, già presidente della provincia, già della regione, onorevole, insomma, un po' di cose dobbiamo dire, che si è vinto e adesso bisogna dare alla cittadinanza udinese, che effettivamente è divisa, perché politicamente è divisa, come sì, poi sì, sempre stata. La città è divisa, perché anche la mia vittoria, insomma, è sul filo di lana, come si dice, ma i problemi però penso che siano abbastanza condivisi su alcune cose, ad esempio quella più critica sugli immigrati. Martinez aveva detto come me che il numero eccessivo di questi richiedenti asilo va diminuito, e quindi si parlava tutti e due massimo 250 persone da ospitare a Udine, non di più. Attualmente ne abbiamo 800-900, quindi è un numero eccessivo. C'è un patto tra il Ministero degli Interni e l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, che dice 2,5 ogni 1000 abitanti, quindi a Udine ne toccherebbero 250. Gli altri tornano a casa loro, cioè bisogna trovare una soluzione. Alleggerire, insomma, il peso che Udine deve sopportare. Ecco, però io direi anche politicamente che questo risultato è anche frutto di una non politica che la gente ha, tra virgolette, subito o affrontato o vissuto, a iniziare forse dalla nazionale, perché anche la politica di Renzi è stata bocciata con gli esiti delle votazioni del 4 marzo, sì. Quella della Serracchiani, perché anche in regione c'è stato un cambio completo. E qui a Udine, dopo 10 anni di Onsen, questo è una realtà, insomma. Sì, penso che questa sia la lettura, no? Renzi a Roma, la Serracchiani a Trieste, Onsen a Udine, tre esponenti della sinistra che non sono riusciti a mantenere il consenso che li avevano portati alle elezioni, hanno perso in tutti i loro ruoli, quindi è una voglia di cambiare, discontinuità, una nuova amministrazione, gente nuova, con prospettive diverse rispetto, ripeto, a quanto aveva fatto in particolare Onsen nella città di Udine. Udine deve riprendere un ruolo fondamentale in questa regione, perché in questi 10 anni ha perso la presenza, ha perso la capacità progettuale, ha perso un ruolo fondamentale come storicamente la città di Udine ha sempre avuto, perché noi rappresentiamo in pratica anche il Friuli, oltre ai cittadini udinesi. Quindi io su questo mi impegnerò molto, molto, perché voglio recuperare. C'è una sintonia con la regione, siamo le stesse forze politiche, una forte amicizia con il governatore Fedriga da parte mia, quindi spero di ottenere anche cose importanti per la città di Udine, proprio per recuperare quel gap, quella mancanza, insomma, di ruolo che in questi anni Udine ha sofferto. Dobbiamo dire che questa regione forse per la prima volta che è a guida totale, diciamo, nei capoluoghi di provincia del centrodestra, compresa la guida della regione stessa, mi pare, perché non mi ricordo appunto che ci siano stati 4 sindaci di centrodestra, nonché il governatore, quindi questo fa anche un comune obiettivo. Sì. Insomma, Udine era l'ultima roccaforte della sinistra, ieri sera, insomma, gli elettori hanno detto che adesso tocca al centrodestra anche a Udine, capitale del Friuli, quindi c'è una omogeneità all'interno del quadro politico. Penso che questo porterà bene, nel senso che si potranno fare le riforme
con più rapidità e soprattutto trovare sintonia fra tutti questi soggetti che sono importanti per il futuro dei singoli comuni che amministrano, ma anche per il futuro di tutta la nostra regione. Possiamo anche dire a latere di quanto andremo ancora a dire appunto con il neo sindaco di Udine Pietro Fontanini, che anche è stata premiata, tra virgolette, in senso globale, anche la giunta Fontanini della provincia, perché Fontanini era sindaco, Alice Battaglia è comunque eletta. Mattiussi, consigliere regionale. Anche Barberio mi pare che... Sì, Barberio, anche cioè, lui, poi c'è, no? C'è il presidente Piton, che è diventato sindaco a Tarnassons, quindi... Insomma... Beh, amministratori che hanno dato dimostrazione di essere al servizio dei cittadini e soprattutto che non hanno mai accettato questa prepotenza della regione che ha voluto chiudere le province, unici in Italia a fare questo, creando dei disservizi, molta confusione fra i comuni, fra le amministrazioni. Speriamo di recuperare adesso e mettere un po' di serenità, perché c'è molto da fare. Cito una cosa per tutte: la polizia locale, noi vigili urbani, ad esempio attualmente sono alle dipendenze dell'UTI, dipendono dal sindaco di Tavagnacco, e questa è un'anomalia che non può continuare. È una delle prime cose che io proporrò, ecco, appunto, l'UTI, perché ci vorrà un provvedimento legislativo da parte della regione di riportare i vigili alle dipendenze mie, nel comune, anche perché la città ha bisogno di controlli, la città deve avere delle forze che diano sicurezza ai cittadini, perché proprio c'è una forte domanda di sicurezza e la gente ha segnalato proprio il deficit in questo settore, e allora i vigili devono tornare a lavorare, in particolare nella città di Udine. Ecco appunto l'UTI, perché il comune di Udine è la parte importante dell'UTI udinese. Sì, però non ha la presidenza, che ecco. Si sappia, anche se siamo i più grandi. Queste sono un po' le anomalie create. Perché lei ha sempre osteggiato, ovviamente, quando era presidente della provincia, questi discorsi. Sempre osteggiato. Adesso non si può cambiare. No, si può cambiare. Assolutamente, dobbiamo cambiare, però è una competenza regionale. Regionale, certo. Non è una competenza del comune di Udine. Quindi potrebbero già essere eliminate le UTI, eliminate, ma senz'altro accorpate, perché ne abbiamo 10 in provincia di Udine, sono troppe, e dobbiamo poi anche riportare i dipendenti all'interno delle realtà comunali. Pensi che ad esempio a Udine 250 persone sono passate dal comune all'UTI, con grosse difficoltà, perché l'UTI non è organizzata, manca il bilancio, tanta confusione, e quindi la ricaduta l'hanno avuta negativamente i cittadini e non certo chi pensava nelle UTI. Abbiamo avuto un sindaco che aveva una forte ideologia a favore delle UTI, pensava che fossero il toccasana a tutti i mali, e invece non è così, e per fortuna che siamo arrivati noi, e quindi metteremo le cose a posto. Allora, Udine che deve riprendersi il suo ruolo, appunto di... si è tornato a togliere Gorizia, Trieste e peraltro è a Pordenone, però il suo ruolo di capoluogo appunto del Friuli storico, sì. E attrattivo anche a livello turistico, però con dare anche di più. Ecco, quali sono le cose che effettivamente, forse abbiamo già detto 2 mesi fa quando eravamo qui in campagna elettorale, ma adesso andiamo sul concreto, perché effettivamente ormai si deve cominciare a lavorare. Sì, ma cominciando anche dallo sport, no? Perché Udine in effetti ospita le squadre più importanti, cominciando dall'Udinese, ma anche la GSA, che sta facendo molto bene in questo ultimo periodo. Quindi c'è una forza d'immagine che va al di là della città di Udine e va al di là anche del Friuli, perché sono in realtà molto conosciute e molto amate, che possono aiutarci anche a fare promozione. All'interno di tutto il paese. Quindi sono cose che andranno incrementate. C'è una promessa che io ho fatto durante la campagna elettorale, perché sono rimasto scandalizzato dal risultato dei lavori fatti al Carnera. Il Parasport Carnera aveva 5.000 posti a sedere e adesso si è ridotto a 3.500 posti. Quindi è stato fatto qualche errore probabilmente in questi lavori, che sono durati un bel po' di anni e che hanno costato anche un paio di milioni,
Se fosse anche di più. Quindi dovremmo ripensare a un nuovo stadio, perché Udine ha diritto di avere, come ce l'ha già Trieste, un parasport che possa ospitare almeno 7.000 persone, come la realtà di Trieste. Anche perché se la società Piugese andasse in Serie 1, i regolamenti della federazione non permetterebbero di giocare se non in una struttura che ha almeno 5.500 posti, almeno. Per cui, ecco, c'è questa necessità. Certo è che adesso andiamo sul nostro. Lei avrà, signor Sindaco, l'occasione appunto di ospitare, come abbiamo ospitato lo scorso anno, peraltro i mondiali di basket, quest'anno in agosto, sempre al Carnera e al Benedetti, gli europei di pallacanestro femminile. Quindi è sempre una cosa che il nostro gruppo operativo fa, e queste sono sempre delle cose. Questo è un appuntamento molto importante. Speriamo di fare bella figura, perché gli impianti sono, come abbiamo detto, un po' così. Certo. Quindi c'è un impegno molto forte nei confronti di questo campionato europeo femminile, e speriamo che, insomma, Udine sia all'altezza di quella che è la sua tradizione, la sua fama anche nel basket femminile. E così continueremo a organizzare questi eventi la federazione italiana e anche quella internazionale affida appunto al nostro gruppo. Andando alle questioni udinesi, allora, centro storico. Allora, vediamo un po', perché il centro storico è sempre il fiore all'occhiello di una città, ma è anche sempre stato bistrattato, chiuso, non chiuso, Pietra Piacentina in Pia Mercato Vecchio. Questo è un problema, è aperto. Attendiamo la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, che deve decidere su questo ricorso fatto dai commercianti che contestano la Pietra Piacentina. E quindi, se il TAR darà ragione ai commercianti, la questione di Via Mercato Vecchio verrà rivista. Io avevo proposto un referendum consultivo, Onze non ha voluto assolutamente farlo, anzi ha già deciso tutto lui, e speriamo che si possa ripensare un po' il progetto e rivedere le cose. E oltre a questo aspetto, cioè di Via Mercato Vecchio, ci sono anche tutta una serie di realtà che vanno animate, penso alle piazze, Piazza San Giacomo, Piazza 20 Settembre, Piazza Venerio, che meritano qualche manifestazione di più. Non possiamo fermarci solo a Friuli Doc, a Vicino e Lontano, a fare iste film, abbiamo bisogno anche di altre manifestazioni per rendere questa città attrattiva. E poi c'è una grande scommessa che io farò con i cittadini, e cioè il Castello di Udine, a recuperare questo luogo, farlo diventare veramente un punto di arrivo per tanti turisti. Bisogna mettere l'ascensore, perché non possiamo pretendere che le persone di una certa età facciano questa scalinata molto impegnativa. Il castello è bellissimo, oltre ad avere per noi rappresentare un elemento storico fondamentale per quello che riguarda la nostra cultura, ma da lassù si ammira un panorama stupendo che vede tutte le nostre montagne e anche della città dall'alto. Veramente è un'immagine bellissima. Il castello, da un paio d'anni, qui dobbiamo ringraziare il senatore Pittoni, che si è battuto moltissimo, è diventato proprietà comunale, quindi dobbiamo rivalutarlo e farlo diventare, come è stato nella storia, uno degli elementi forti della nostra identità. Piazza Primo Maggio poi è sempre una piazza attrattiva, insomma, lì si potrebbero fare, come sta facendo peraltro già, alcune altre cose interessanti. È una piazza, anche questa, di renderla sempre più viva, cercando magari di ridimensionare il numero delle macchine, vediamo se riusciamo a trovare qualche soluzione anche qui innovativa, perché è una piazza che è molto ampia, ha grandi dimensioni, e può essere utilizzata anche per eventi molto molto particolari, anche che possono attrarre grandi numeri di persone. Io approfitto del giornale di oggi, il Punto del Messaggero, c'è scritto ancora immondizia al Parco Moretti. Anche il Parco Moretti è un... Questi sono questi bandi giovani, no? Questi giovani afghani che vanno nei nostri parchi pubblici, si siedono nelle panchine, consumano i pasti, bevono qualche lattina di troppo di birra, e qui bisogna mandare dei controlli e obbligarli a comportarsi correttamente. Poi adesso, cioè, che arriva anche bel tempo, poi utilizzano molto anche questi aiole, stanno molte ore seduti a giocare a carte, a mangiare, a bere, insomma tutte queste cose. Probabilmente dovremmo chiedere a queste persone un comportamento più corretto e più rispettoso delle cose pubbliche, di questi parchi che non sono solo per loro, ma dovrebbero essere soprattutto per i genitori, per i bambini,
per anche gli anziani che vogliono fare qualche bella camminata all'aperto e quindi godersi la città. E poi le piste ciclabili anche, perché ciò che ha fatto sì. Una sottolineatura anche per il sindaco. Piste ciclabili che sono alcune da rivedere assolutamente, una per tutte via Zanon, è una cosa che non può continuare, questa promiscuità pericolosa tra parcheggio e pista ciclabile, e poi piste ciclabili che devono collegare la periferia con il centro della città. Bisognerà anche qui fare degli investimenti, trovare delle soluzioni e soprattutto dare ai tanti turisti che arrivano dal nord con la pista ciclabile Alpe Adria la possibilità di trovare facilmente la via, perché loro vogliono tutti, oltre a visitare la città, quindi bisogna farli entrare bene nella città e farli conoscere i nostri movimenti, le nostre opere d'arte, ma poi anche permettergli di uscire e andare verso Grado, verso il mare Adriatico, che è una delle mete che loro auspicano, anzi sono venuti proprio per fare questo tragitto dalla montagna fino al mare. E poi sappiamo che ci sono attorno al centro storico di Udine, ecco, le zone periferiche, vedi il Villaggio del Sole, sì. Vedi zona di Grado di Giusto, vedi altre zone di Peppe, eccetera, eccetera. Anche qui bisogna recuperare una manutenzione che è stata lasciata un po' trasandata. Io ho visto in molte zone della periferia la mancanza di marciapiedi, la mancanza di uno sfalcio dell'erba puntuale e la mancanza anche di piste ciclabili per le persone che potrebbero utilizzare questo mezzo anche per venire in città, in centro. Nomi? Non li facciamo per no, oggi no, è il primo giorno, no, quindi... Un po' prematuro ancora. Perché tutti aspettano adesso, chiaramente. Lasciatemi un po' di giorni, insomma, che pensiamo. Poi dobbiamo incontrarci con le forze politiche che mi hanno appoggiato, fare con loro un discorso. Io punto alla competenza, punto anche alla disponibilità delle persone a svolgere questo ruolo di assessori a tempo abbastanza prolungato. Perché Homsel era un sindaco che accentrava molto su se sì, stesso. Io invece credo più invece sul lavoro di gruppo, credo nelle competenze che devono essere affidate agli assessori, che sono responsabili in questi settori in cui hanno ricevuto la delega, e quindi mi aspetto molto da questa squadra, che sarà formata da 10 persone, che sarà il motore dell'amministrazione comunale di Udine. E poi anche, credo, avendo la presenza dell'università, c'è anche questa situazione che si può incrementare, anche se l'università sta facendo diverse cose, sta investendo. Con l'università bisogna tenere un colloquio continuo, è una grande risorsa per la città di Udine, e con loro, con l'università, ripeto, dobbiamo dialogare e cercare di organizzare assieme tante belle manifestazioni per gli studenti universitari, ma anche per tutta la città. Magari anche qui da noi al BH Pub a Basaldella, che credo, siamo quasi in periferia. Siamo in periferia, certo, siamo certo. Collegata. Presidente, io continuo a chiamare presidente, no, perché sindaco adesso sindaco, adesso sindaco, il mio sindaco, anche il sindaco di tutti i cittadini udinesi che l'hanno votato appunto con il 50,37%, mi pare. Sì. Però insomma adesso bisogna far sì che questo 50 credo aumenti, in modo che ci sia questa volontà di proseguire appunto con non questa spaccatura. Auguro il buon lavoro. Grazie. E a tutti. Abbiamo bisogno anche degli auguri che ci aiutano, insomma, a fare le cose per bene, perché c'è una forte aspettativa nei nostri confronti, avendo promesso certo. Di essere un'alternativa, di essere qualcosa di diverso rispetto alle passate amministrazioni. Abbiamo il compito di dimostrare questa diversità e soprattutto di migliorare la città di Udine. Grazie allora a voi che avete ascoltato, ma soprattutto al neo sindaco di Udine, Pietro Fontanini, uscito appunto dalle urne di questa domenica 13 di maggio. Grazie dell'attenzione e alla prossima puntata. Arrivederci.